Buongiorno. Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Scusate la faccia, ma è quella di una persona che si è appena sveglia. Appena sono un attimino sciacquata e Mattia è andato a scuola, come avete visto, ma nel frattempo si è svegliato Cristiano, quindi Nello è uscito con Mattia. Io sono andata a cambiare Cristiano perché stanotte, prima notte, che non è mai successo, avevo il pannolino che stava veramente esplodendo e quindi è uscito un pochettino di pipì. E quindi l'ho cambiato tutto. Il bellino amore mio. Con lui abbiamo sfruttato un botto la navicella con Mattia proprio zero. E voglio fare io velocemente colazione, perché poi se lui vuole mangiare non so come fare. Ultimamente a volte faccio colazione così. Oggi ho usato lo Skyr, questo è buonissimo, perché ha anche questa cremina sotto che avete visto. Un morbido letto di fragole. È buono anche quello, pesca, maracuja, papaya, non so che cavolo è. E mi rompevo di aprire uno yogurt greco grande e ho rovesciato questa vaschettina e via. E poi ho messo semi, girasole, un pezzettino di ananas e papaya. Prima ho bevuto il tè, questo Nello invece ha preso questo, perché nel pacchettino della Twinings che compravamo adesso non c'è più quel tè con la bustina con tutti i fiori, garden, qualcosa. Mentre hanno inserito il ginger and citrus tea. Pizzica un pochettino perché c'è il ginger, però Nello dice io lo bevo. Ecco, bevilo te. Oggi è venerdì 9 ottobre, sarebbe stato il compleanno del mio nonno e l'anniversario di matrimonio dei miei nonni materni. I miei nonni materni si sono sposati lo stesso giorno del compleanno dello sposo di mio nonno. Non ho avuto la fortuna di averli per tantissimo. Cioè, per un po' sì, ho dei ricordi di quando ero piccolina, però mi sarebbe piaciuto averli di più. Stamattina ho come si dice in spagnolo, un abanico di possibilità. Dipende tutto dal piccolo. Allora, dato che appunto l'organizzazione è fondamentale, di questi tempi ancora di più, prendo i miei spinaci, i miei spinaci surgelati che avevo conservati nella bustina di Ikea perché mi si era rotta la busta e quindi li ho messi qua dentro. Così inizio a impastire il pranzo. Così, mentre io faccio altre cose, loro si cuociono e li copro. E metto anche la pentola dell'acqua già con il sale, perché oggi a pranzo mangeremo la pasta, penso integrale, ora vediamo, perché come gusto ci sta benissimo. Pasta, ricotta e spinaci, che è facilissima da preparare, non è che ci voglia la scienza che mi devo anticipare così tanto, ma preferisco essere lungimirante e avere gli spinaci già pronti. E la pentola già lì che devo solo accendere, perché a volte veramente anche questi piccoli dettagli fanno la differenza. Quindi se so le cose, se riesco, sono più contenta. Ovviamente la pasta la cucinerò all'ora di pranzo, quando ci sarà anche Nello che pranzeremo, eccetera, eccetera. E devo anche cambiare le lenzuola, sia a me che a Mattia, cioè sia a noi che a Mattia. Ancora siamo con quel letto cesso e proprio oggi ho dormito per la prima volta invece la mia amica Simo, ciao amor, nel suo letto nuovo e mi fa tanta gola, non vedo l'ora di avere un letto nuovo anche io, ma dobbiamo andare a vederne altri. Siamo stati da Mondo Convenienza, ho trovato una di voi, Stefania se non mi sbaglio, è stato bello salutarci. E Mondo Convenienza ha i cassettoni sotto, cioè diretti contenitori che sono ottimi, veramente ottimi. Però ne abbiamo parlato tante volte insieme e in tante, non solo di Mondo Convenienza, ma con l'Eco Pelle avete avuto esperienze brutte. Siamo nella fase pernacchie, non so se vi siete accorti. Non so quanto si possa sentire. Prima di... Perché da Ikea ne ho trovato uno che mi piace tantissimo, cioè proprio tanto, tanto, tanto. Secondo me il contenitore non è buono, buonissimo. Però mi piace tanto, 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 tanto. È proprio come lo vorrei. Solo che volevo andare prima da Shadow Dax a vedere se c'era qualcosa. Perché, tutto a caso, ho visto da qualche altra parte, ma non mi piaceva nulla. Non ci piaceva, non mi piaceva, insomma. Non mi piaceva niente. E quindi vediamo. Però non vedo l'ora.
ancora un po' di tempo passa, un po' di tempo, sì, un pochino di tempo passerà perché le settimane sono quelle che sono e insomma, già oggi è un venerdì pieno 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 perché, cioè, se ci riusciamo, io volevo andare a fare la spesa da Connello, no, con Esselunga, Connello da Esselunga e prendere, usufruire dello sconto che mi hanno mandato perché domenica mi scade ed è un peccato. Ogni tanto andare in un supermercato un po' più grande fa piacere. Di solito vado in una coppa un po' più piccola, non è quella grande grande grande, e quindi le cose sono un po' sempre le stesse. Non è piccolissima, però non è come gli hyperstore. Va bene, vediamo cosa riesco a combinare dopo. E a dopo. Finalmente mi sono lavata il viso e ora non so bene come sarà la situazione, nel senso che sono le 10, ho steso anche la seconda lavatrice, mi vorrei allenare, però non ho, cioè, sono da sola con Cristiano, quindi non so se riuscirò a farlo, non so se riuscirò a lavarmi poi subito i capelli. E cacchio, ho fatto un umido pazzesco in questi giorni, quindi me li sento secchissimi. Applico un po' di questa maschera che io amo, è la Roux Coconut, questa qua di Mermaid, e vedete, è arrivato il rifornimento giusto ieri, solo che non so se riesco a lavarmi i capelli prima di andare da Esselunga, perché allora, in teoria ci posso andare anche con la maschera in testa, nulla me lo vieta, assolutamente. Ovviamente mi piacerebbe andarci non con i capelli impaciugati di maschera, ecco. Anche se nei miei non è che si nota neanche tanto. La metto, questa è una di quelle maschere a base anche di argilla che vanno a depurare proprio il cuoio capelluto. E per me che, ecco, per me che ho una cute molto sensibile, me la rinfresca tantissimo e me la lenisce. Mi piace proprio tanto farle queste maschere, anche quella l'ibisco, quella l'ibisco e questa sono quelle che più ho utilizzato. Vabbè, profuma tantissimo, quindi ci posso andare in giro. Però vediamo se riesco a farmi la doccia e lavarmi i capelli prima è meglio. Se mi vedete fare questi lavori e non lo inquadro, è perché sono i capelli che mi stanno cadendo abbinata di postparto e del mio periodo delle castagne, che spero ora finisca un pochettino perché è diventata veramente assurda come situazione. Comunque vedete, cioè non è che sono sceni, che non ci posso uscire, ci posso uscire tranquillamente. Volevo abbondare ancora un po', solo che ho anche da fare delle cose lavorative al computer che sarebbe bene facessi in mattinata perché nel pomeriggio non è il caso. Insomma, la sintesi è, vorrei fare tutto di mattina, ma la mattina è corta e sono da sola. Quindi, bene. Per adesso faccio così, me li lego. Olè. Ah, un'altra cosa che vorrei fare oggi è la crema pasticcera, perché vorrei fare una sbriciolata con crema pasticcera e amarene per domenica, perché viene la mia amica Marti con il fidanzato e penso di fare quello come dolcino, e volevo avvantaggiarmi e fare la crema già ora, ma ci si pensa ora stasera, ecco. E vedo che fare. Ora le corse, penso di allenarmi qua e di spostare la navicella lì, così se vedo movimento mi fiondo. E l'allenamento è veloce, ma ho l'ansia perché ovviamente essendo da sola, sì, vedete? Vedete? Oh! Va bene, però mi sento soddisfatta perché sto facendo, e quindi go.
messa il reggiseno da allenamento, ho riutilizzato questa maglia che ce l'avevo in uso, quindi non sarebbe da allenamento, ma tanto comunque l'avrei dovuta mettere a lavare, e poi un paio di pantaloni per allenarmi e i calzini, scusate, no, non sono sporchi, e i calzini perché sono in fase di riabilitazione di dito rotto. Sto meglio, ma oggi non so se quando andremo al supermercato riuscirò a mettere le scarpe oppure dovrò continuare con l'infradito anche per oggi. Niente, vedremo. L'ultima volta che ci avevo provato, sabato scorso, c'ero rimasta malissimo, me lo dovevo aspettare, però c'ero rimasta molto male e vediamo oggi se riuscirò. Comunque ovviamente l'allenamento è basato su quello che posso fare. Purtroppo mi si è interrotta anche questo percorso, insomma, di allenamento, e quindi niente, sono contenta che ora le cose man mano stanno migliorando, stanno andando avanti, perché ne avevo veramente tanto bisogno a livello di testa, perché uno si impegna, sì, ha preso i chili, ma si impegna, poi ti succedono ste cose, dici cavolo, io ce lo metto l'impegno, e mi sono impegnata troppo a rompermi il dito, vabbè, chiacchiere. Vado a rileggere gli esercizi che li ho sul telefono, me li ha scritti Nello, e parto con la mobilità, importantissima per la schiena. Non voglio fare la fine di come con Mattia e nel postparto, e niente, intanto metto a caricare il telefono perché poi dopo mi serve per Instagram, e Instagram puppa tantissima batteria, è l'applicazione che proprio assorbe, e quando faccio più di un tot di storie mi va giù tanto tanto. Mobilità piccolina che ho fatto, ma almeno l'ho fatta. Ora parto ad allenarmi, però chiudo un attimo perché altrimenti ci metto il doppio del tempo e ho paura che poi mi si svegli Cristiano. A dopo. Allora, Cristiano si è svegliato al mio sesto giro, ma ero morta KO, quindi va bene così. Sono andata a prendergli con in mano un pacco di pasta. Lui è qua e ha poppato, l'ho cambiato, ho fatto delle storie su Instagram, e ora io vi metto un attimo qui, anzi mi metto subito perché sono stanca, cioè sono un pochino stanca, la settimana si fa sentire, e penso di fare questa pasta riscossa, non mi ricordo dove l'abbiamo comprata, però 100% grano biologico italiano. Ho scritto cottura 7 minuti, ma non è vero. Comunque è molto buona. Vediamo quanto pesa. Oh no, la batteria sta lampeggiando. Forse ho già filmato troppo. Va bene, come peso. Mangiamo questa allora. E sono fatte le 12:22. Vi metto un attimino in carica e poi vi faccio vedere della pasta, anche se non è che ci vuole la scienza, perché mischiate ricotta con gli spinaci, con la pasta, e ci mischiate anche il parmigiano, grana, quello che vi pare, e viene top, buonissima. E così c'è tutto, verdure, proteine, pasta, carboidrati, e è buonissima. Me la faceva sempre la mamma fin da quando ero una ragazzina, insomma. Piace tantissimo anche a Mattia. E niente, io ho sempre il mio bel impacco in testa, alla fine ne ho aggiunto anche un altro pochino e ho pettinato i capelli da asciutti, perché se li pettino solo e soltanto in doccia succede un macello, quindi mi faccio coraggio e districo i capelli prima e poi anche dopo, e niente, mi tocca fare così. Spero finisca presto, comunque quantomeno diminuisca un attimino questa caduta, perché insomma
lavaggio dopo lavaggio sta iniziando a diventare, insomma, anche basta. Scolato la pasta, qua ci sono gli spinaci, però vi volevo far vedere, poi dopo rimetto la fotocamera in carica, questa ricotta che l'ha scoperta, tra virgolette, Nello, comunque era stato lui a fare la spesa altre volte, ed è buonissima, la trovate al Lidl, tutto latte italiano. Per essere una ricotta ovviamente da supermercato è ottima, non ha niente a che vedere con le altre ricotte, se ce la faccio. Vedi? Così. Ed è buonissima, super compatta. Faccio vedere com'è compatta. Guardate che bellina. Ta-da! Straconsigliata. Ta-da! Eccola qui. Buonissima, gustosa, saziante. Gnammi. Andiamo. Ciao, papis. Scusate. Andiamo a fare Appesa. l'uscita romantica nostra. Le nostre uscite romantiche da soli. Come quando vedi la televisione, che vede la televisione? I cartoni animati. Italia 1. Andiamo Come andare? a? No, andiamo ad essere lunga, veramente. Ah. Andiamo ad essere lunga. Tornato il mio cucciolo da scuola. Che siti che aveva. Lui c'ha il dentarolo. E papà? Zero. Quello è buonissimo. Molto buono, vuoi provare? Io lo so, lo conosco. Ah sì? Credo. Mi sembra di sì. Mi Senza zucchero aggiunti. fate ridere? Maschera riscossa. Papparapà. I maschi in questa famiglia hanno una predominanza. No, non ce ne eravamo accorti. Sei in minoranza, mi dispiace. 3-1, cappotto. Allora, vi faccio vedere. Allora, queste sono cose per Nello. Vi faccio vedere al volo alcune cose che abbiamo preso da Esselunga, perché altre le ho già messe nel congelatore, tipo i friarielli. Comunque, allora, tre farine. Ho deciso di prendere questa di Cuore D, che comunque la produce Molino Rossetto, ed è la Zero Manitoba. Poi antiagrumi 00 per pasta fresca, preparazioni pasticceria, ci farò la crema con questa dopo. E poi ho deciso di prendere questa del Molino Chiavazza, la farina di tipo 1. Penso di farci la pizza domani sera. Poi c'erano i crusli in offerta al 50%, quindi ho preso questi qua al cioccolato e questi frutta secca che sono buonissimi. Una schiacciata. Ehi, eccola, una schiacciatina così croccante. E poi una cosa che non mi aspettavo di trovare perché non l'avevo mai vista: ho trovato la pasta mista integrale della Garofalo. Che figata! In realtà c'è altra pasta, però ora vi faccio vedere. Allora ho preso una zucca butternut, le pannocchie che io non le ho mai mangiate. Ho letto che si possono fare anche. Nello, non le ho mai mangiate. Infanzia infelice. Poi i cipollotti, questo coso, tè. Sto coso. Scusa, infanzia infelice, dici? Ma sto Le patate scherzando. dolci e poi Kaiser. pere Kaiser. Kaiser e mele Marlena, Marlene dalle Alpi. Poi sottilette cheddar e poi ho trovato queste sottilette che sono fumé con scamorza. Mi ispiravano tantissimo e sono una novità e quindi le ho dovute provare. Poi un salame per la pizza, immagino. Ho preso le olive che erano in offerta per domenica per l'aperitivo. Nello, che versi fai? Poi abbiamo preso 1 litro di albumi d'uovo che noi utilizziamo spesso, una burrata di bufala perché Nello ci farà un risotto domenica, il sale per la lavastoviglie, un Dietatic e uno zero, insomma sono praticamente la stessa identica cosa, solo che dovevamo arrivare a 70 euro per avere i 14 di sconto. Poi figuratevi che c'erano i Vipiteno a 50 centesimi poco più l'uno. Mattia ama lo yogurt così a stracciatella, ci mangia i cereali vicino, quindi gliel'ho preso e poi vorrei fare anche un pancake.
Poi ne ho presi due di questi al cocco, di questi tre. Poi ho preso la molisana, spaghetti che era in offerta 60 centesimi e qualcosa, anche nei rigatoni numero 31, e di garofalo integrale anche questi. Queste però costavano 99 centesimi. Poi ho preso queste qua per Matti e questa invece per me e Nello. Deve essere buonissima. C'era in offerta questo multipack, sono buonissimi questi carallini. E poi il riso per il risotto, 1,88€, 1,90€, boh, costava un botto a prezzo pieno perché era scontato, immaginatevi. E per risotti appunto, chicchi pregiati, riso Carnaroli. E infine penso di aver fatto vedere tutto, tranne, vi ripeto, altre cose che ho messo, tipo le salsicce. Colato in frolla crumiro con farina macinata a pietre e cioccolato croccante, 100% nostra filiera il grano delle Tre Marie. Vi ripeto, tantissime altre tante altre cose, il minestrone Findus al 50%, la busta di friarielli surgelata, le salsicce, poi invece le parto frigo, poi sempre in frigo l'ho messo la burrata per il risotto. Esatto. Vabbè, Nello sta andando, quindi io sono solo con i bambini, vi saluto e non so quanto riuscirò a filmare, però vediamo, nel caso poi vi saluto. Anzi, facciamo che vi saluto perché sicuramente è venuto un vlog lunghissimo, quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto, un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!